A quasi 3 mesi di distanza dal nostro primo viaggio nella regione di Unim, una nuova avventura nelle terre di Reshiram e Zekrom ci attende. Il Team Plasma risorge dalle ceneri del proprio castello sotto la guida di Gecius e Acromio. Nuovi personaggi si dispongono sulla scacchiera degli eventi e soprattutto, cosa più importante, per noi cambiano le carte in tavola. Questa volta abbiamo affrontato il sequel di Pokémon Bianco, ossia Pokémon Bianco 2, senza utilizzare attacchi diretti e dunque con solo mosse di stato, streamando l'intera run su Twitch. Ma esattamente che cosa sono queste mosse di stato? Ogni mossa presente nei giochi Pokémon, a partire dalla quarta generazione, viene ricondotta ad un gruppo insieme ad altre. I gruppi possibili sono 3 e comprendono le mosse fisiche, le mosse speciali e per l'appunto le mosse di stato. A noi, indipendentemente dal loro effetto, sarà consentito utilizzare solo e soltanto queste ultime. In descrizione a questo video, nella parte in cui cito le mie fonti, vi lascerò il link ad una pagina che riporta tutte le mosse che sono state utilizzabili da noi. Qualora aveste qualche dubbio, potete consultarlo. Ad ogni modo, per i meno avvezzi ai giochi Pokémon, vi basti sapere che in genere le mosse di stato non sono in grado di infliggere danni diretti e che, nelle migliori delle ipotesi, salvo alcune eccezioni, il massimo che possono fare è infliggere determinati status, siano essi status volatili come ad esempio la confusione, l'attrazione, o non volatili come l'avvelenamento o la bruciatura. Questa è la regola principale, ma come nostro solito non abbiamo voluto fermarci qui. Per rendere tutto più interessante abbiamo inserito altre regole che nelle nostre challenge in realtà sono una sorta di tradizione. Per l'intera durata dell'avventura ci sarà impossibile utilizzare strumenti in battaglia salvo quelli assegnati preventivamente ai Pokémon. Inoltre non sarà possibile tenere in team 2 Pokémon della stessa specie. La prima di queste 2 regole all'interno di questo particolare tipo di challenge assume su di sé in realtà una valenza specifica. Se infatti ci fosse consentito l'utilizzo degli strumenti in battaglia e nel caso più specifico di pozioni, sarebbe molto semplice stollare un avversario fino all'esaurimento delle sue mosse e al conseguente utilizzo da parte di quest'ultimo di scontro. Come saprete, questa mossa che subentra nel momento in cui per qualsivoglia motivo un Pokémon non sia in grado di utilizzare le proprie mosse infligge all'utilizzatore stesso un recoil molto elevato, rendendoci di fatto conveniente attuare questa strategia e rendendo il tutto molto più noioso. E allora, condurre l'avversario a utilizzare scontro sarà una strategia possibile e, come vedremo in uno specifico momento, sarà anche l'unica che potremo utilizzare, ma per attuarla occorrerà sputare molto più sangue del previsto. Infine, come se tutto ciò non bastasse, dalla seconda palestra in poi abbiamo deciso di attivare la modalità ostacolo, una piccola chicca unica di questi giochi che consente di aumentare all'interno del gioco senza alcun tipo di modifica esterna sia il livello degli avversari quanto l'intelligenza artificiale della CPU. Questo è quanto. Per la seconda volta la regione di Unima è pronta ad accogliere la nostra follia, ma la storia spesso ci ha insegnato che è proprio dalle menti più folli che sorge l'arte più fine. Quel che è certo è che la pazzia conduce ad esperienze irripetibili e questa che vi sto per raccontare è una di quelle. La scelta dello starter sembra scontata. Snivy impara Parasistema a livello 19 e sarebbe di gran lunga il Pokémon più utile. Eppure, ancora una volta, prendiamo Tepig. Mettetevi comodi, perché ciò che vi sto per raccontare è letteralmente fuori di testa. Ora, per proseguire oltre il primo allenatore, situato sul percorso 20, necessitiamo di una mossa di stato in grado di infliggere dei danni in qualche modo. L'unico percorso all'interno del quale possiamo eseguire una cattura, non essendo alcuna zolla d'erba del percorso 20 raggiungibile senza aver affrontato questo allenatore, è il percorso 19. Qui i Pokémon catturabili sono 2 e sono Purloin e Patrat. Ma nessuno dei 5 Pokémon ottenibili in questo momento nel gioco, vale a dire gli ultimi 2 citati e i 3 starter, ha alcun tipo di mossa di stato in grado di infliggere il benché minimo danno. E ci tengo a sottolineare che scontro da noi non è utilizzabile perché è classificata come mossa fisica. Non potendo in alcun modo ridurre la vita dei nostri avversari, l'unica soluzione applicabile nella teoria è costringere i nostri avversari a usare loro stessi scontro ed eliminarli grazie al recoil. C'è però un problema. A causa della Spices Close, noi possiamo utilizzare solo 3 Pokémon in questo momento, vale a dire uno starter, un Purloin e un Patrat. E al contempo non possiamo utilizzare pozioni. Cioè, significa nel concreto condurre un avversario a utilizzare scontro incassando decine e decine di attacchi con soli 3 Pokémon, per giunta non curabili. Il tutto
per raggiungere un unico obiettivo: condurre il nostro furlano a livello 6 affinché impari assistente. Ora però sorge un'altra domanda: ci sarà qualche avversario disponibile contro cui abbiamo possibilità di successo? Affrontare Patrat è fuori discussione. Il Pokémon infatti può utilizzare azione stab, il che rende totalmente utopico anche solo pensare di poter reggere 35 azioni per portare i PP di questa mossa a 0 e poi reggere anche 4 volte scontro. E anche qualora l'attacco di Patrat dovesse essere ridotto al minimo, di speranze non ne avremmo. Occorre dunque rivolgerci a Purloin, sia a livello 4 che a livello 3, con l'attacco ridotto al minimo e di fronte a Patrat, Purloin e Tepig dalla nostra parte, rispettivamente ai livelli 4, 4 e 5, riusciamo a malapena ad incassare 20 colpi. Noi, per raggiungere il nostro obiettivo, ne dobbiamo reggere almeno 39. L'unica nostra speranza rimasta è Purloin a livello 2. Riducendo il suo attacco al minimo, possiamo perdere un PS per ogni suo attacco, massimo 2. Sommati i PS dei nostri Pokémon sono 57. È fattibile. E qui, signore e signori, torniamo alla domanda iniziale: perché Tepig e non Snivy? La risposta è servita innanzi ai vostri occhi. A parità di condizioni a livello 5, Tepig possiede 2 PS in più di Snivy e 1 PS in più di Oshawott. Quel margine di 2 PS a noi serve, perché dovendo subire 39 attacchi nemici con una possibilità di crittare del 6,25%, l'imprevisto è dietro l'angolo. Dopo aver passato in live un'ora e mezza a sconfiggere Purloin su Purloin a livello 2, finalmente il nostro Purloin arriva a livello 6 e impara assistente. E penso di poter affermare con certezza assoluta che questo punto sia stato il più difficile a livello di game plan dell'intera challenge. Grazie ad assistente le cose, benché ancora parecchio problematiche, iniziano a prendere una piega migliore. Questa mossa, insieme ad altre che vedremo più avanti, rappresenta uno dei principali modi che abbiamo escogitato per ovviare all'ostacolo principale di questa avventura, vale a dire l'impossibilità di infliggere danni diretti agli avversari. Assistente, infatti, una volta selezionata, riprodurrà casualmente una qualsiasi mossa conosciuta dal party del giocatore, tra cui sono ovviamente comprese anche le mosse di danno. In questo modo, noi, selezionando in battaglia quella che a tutti gli effetti è una mossa di stato, siamo in grado di simulare un attacco altrimenti vietato dalle regole. E non è finita qui. Vi ho detto che assistente riproduce casualmente le mosse del proprio party. Ciò per noi significa l'impossibilità di controllarne il risultato. Questo perché in un caso nel quale il compagno ipotetico di Purloin conoscesse una mossa d'attacco e 3 mosse di stato, noi non potremmo in alcun modo sapere in anticipo cosa Purloin andrà a replicare. Questo a meno che i compagni di Purloin non conoscano una singola mossa. E allora Tepig e Patrat, dopo un onorato servizio, si ritirano nei box. Al loro posto subentra nel team, come supporto a Purloin, l'unico Pokémon che possiede una singola mossa ad eccezione di Purloin al 2. Parlo di Patrat al 2, che conosce solo ed esclusivamente azione. Il trick è ufficialmente pronto. Dopo quasi 2 ore di gioco possiamo affrontare il primo allenatore copiando con il 100% della certezza azione con assistente. Constatato il corretto funzionamento della strategia, proseguiamo fino alla fattoria di Venturia. In previsione della sfida con Comor, decidiamo però di affidarci alla sorte. A livello 6 Patrat impara Morso, che se utilizzata da Purloin con assistente acquisisce la stab. Ciò potrebbe permettere al nostro Purloin di utilizzare una mossa che parte da un danno base di 90. C'è però un piccolo problema: tra il livello 2 e il livello 6 Patrat ha anche imparato Fulmine Sguardo, che come qualsiasi mossa può essere pescata in qualsiasi momento da assistente, riducendo di fatto la possibilità per Purloin di infliggere danni. Per compensare un minimo il tutto, insegniamo a Patrat anche l'MT Frustrazione, ottenuta all'interno della fattoria di Venturia da una recluta del Team Plasma. Ora Patrat conosce 3 mosse di danno su 4, facendo sì che Purloin abbia il 75% di possibilità di infliggere un danno all'avversario e il 25% di possibilità di utilizzare Morso. Ciò ovviamente ci porterà ad una serie di inconvenienti, ma grazie a questo azzardo e alla fortuna che ne consegue, Comor è sconfitto al primo tentativo. Ottenuta la prima metà, ci dirigiamo verso Zondopoli, ma nel tragitto collezioniamo qualche sconfitta a causa dell'inaffidabilità di assistente. Ciò ci induce per la prima volta a guardarci attorno e con una maggiore disponibilità di Pokémon nel breve termine iniziamo ad aggiungere nuovi membri, rendendo fisiologicamente Purloin un Pokémon sempre più marginale all'interno dell'economia del team. Questo ovviamente perché, saturando il team di membri che conoscono di base solo mosse di stato, assistente diventa sempre meno una certezza
di danno è quasi più un jolly da giocare quando non ci sono altre alternative. Nel tempo questa dinamica condannerà Lypard ad essere estromesso dal team. Ad ogni modo, già da adesso non possiamo pensare di affrontare Velia in queste condizioni. Alle porte di Zondopoli catturiamo allora Sunkern, che apprende Parassisseme, mentre al cantiere di Zondopoli, oltre ad evolvere Lypard, catturiamo Magnemite con Supersuono. La sfida contro Velia è evidentemente un problema. Giunti già a questo punto, utilizzare assistente di Purloan equivale a cercare di pescare un jolly, mentre Sunkern, benché molto utile con il suo Parassisseme, è incredibilmente debole al tipo veleno. E se può provare a fare qualcosa contro il Koffing di Velia, contro Wirlipad non ha alcuna chance di sopravvivenza. Non ci resta che Magnemite. Il Pokémon regge molto, ma la scarsa precisione di Supersuono, che ammonta al 55%, rende il tutto estremamente precario. Per nostra fortuna però, Velia non sembra avere alcuna carta valida per affrontare Magnemite, che dopo aver messo in ginocchio Wirlipad, di fatto reggendone ogni attacco, lascia il campo a Lypard, che pescando con assistente Sonic Boom di Magnemite stesso, conclude l'incontro. La lotta, che grazie a Magnemite non è stata complicata come temevamo, ci ha però lasciato un importante precetto che terremo in considerazione per tutta la durata dell'avventura. Paralizzare l'avversario, come da noi fatto in questa circostanza, o peggio addormentarlo, per i nostri fini è quasi sempre controproducente. Questo in primis perché un Pokémon paralizzato e addormentato non può essere né avvelenato né scottato, e dunque ci viene impedito di infliggere danni con gli status. Ma soprattutto perché in futuro, come vedremo, per danneggiare gli avversari occorrerà paradossalmente che essi ci attacchino. Ciò lo vediamo nella confusione che Magnemite ha utilizzato in questa lotta, ma lo vedremo anche in altre casistiche in futuro. Forti di questo prezioso insegnamento, inseguiamo e sgominiamo il Team Plasma rifondato. E lo facciamo grazie a un nuovo membro del team, ossia Koffing, anch'esso catturato al cantiere di Zondopoli. Credo sia inutile dirvi quale sia la sua utilità. Con Veleno Gas finalmente sblocchiamo la possibilità di infliggere l'avvelenamento ai nostri nemici, che come ovvio che sia, sarà un fattore su cui punteremo molto. Ah, a proposito, piccola postilla. In questa generazione l'MT Tossina si trova nei pressi dell'ottava palestra, e dunque una delle armi più forti per questo tipo di challenge sarà utilizzabile solo sul finale di quest'ultima, quando, presso la Lega Pokémon, le cose si faranno molto più complicate. Ma torniamo a noi. Al molo di Zondopoli ci imbarchiamo per Austropoli, dove ad attenderci vi sarà Artemisio con i suoi coleotteri. Accanto a noi, oltre ai Pokémon finora già citati, ve ne è però un altro. E sarà proprio una volta giunto sul continente che si imporrà come leader indiscusso del team. A differenza infatti di tutti gli attuali suoi membri, egli ci accompagnerà fino alla fine, risultando quasi sempre determinante. Il suo nome è Riolu, che di lì a poco sarebbe divenuto Lucario. Questa però non sarà l'unica aggiunta al team prima di Artemisio. Dopo aver affrontato nelle fogne di Austropoli il Team Plasma e aver fatto la conoscenza tanto del capopalestra della città quanto di Acromio, ci dirigiamo verso il giardinetto di Austropoli per grindare i nostri Pokémon. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di utilizzare Audino per i nostri fini. Dato che il Pokémon non presenta un attacco smisurato, aiuta i nostri Pokémon a crescere la statistica dei PS, che per molti di loro è una cosa ottima, ma soprattutto dà un sacco di esperienza. Per cercare Audino però, come saprete, occorre individuare determinati frusci nell'erba. Nel setacciare questi ultimi, ad un certo punto però, compare proprio lui, Lilligant. È incredibile, sembra un dono divino. Il suo moveset è praticamente perfetto. Parassisseme, strampadanza e sintesi potrebbero già essere sufficienti per creare una macchina da guerra degna di questa serie. Ma noi, non contenti, ci aggiungiamo anche attrazione. Dopo questo inaspettato incontro, sia Magnemite che Sunkern si accomodano ai box, venendo entrambi sostituiti da un singolo Pokémon. Se dovessi indicarvi un punto di svolta della challenge, probabilmente vi direi il giardinetto di Austropoli. Perché sì, Lilligant si rivelerà una risorsa inestimabile, ma ironicamente non la migliore che otterremo in questo luogo. In questo piccolo spazio d'erba, da cui Austropoli e per estensione l'intera Unima si è espansa, noi come AZ creiamo la nostra arma suprema. Riolu si evolve in Lucario, ma ironicamente non è questo ciò che davvero conta, perché a livello 19 Riolu impara Copione. Questa mossa, specie in combo con Individua, una volta che Riolu si evolverà in Lucario, riesce a fare ciò che assistente non può più permettersi: sferrare un attacco diretto all'avversario selezionando una mossa di stato e farlo con la garanzia di sapere quale mossa utilizzeremo. Nel nostro caso essa sarà l'ultima utilizzata sul campo di battaglia. Come avrete modo di constatare, verso la Lega Pokémon questa strategia incorrerà in un ulteriore upgrade. Con un team finalmente ben strutturato, composto da Lilligant, Lucario, Koffing e
Kuiper, ci accingiamo ad affrontare Artemisia. Dopo aver tenuto sotto scacco Dwebble con Koffing e Lilligant, quest'ultimo viene sorpreso da un aeroassalto di Karrablast, facendo però in tempo a settare un parasisteme prima di lasciare campo aperto a Lucario. Con Copione rispediamo il precedente aeroassalto in faccia all'avversario e di fronte a Livenny rimandiamo in campo Koffing. Quest'ultimo incassa un altro aeroassalto e a questo punto intuiamo una possibile giocata vincente. Se con Lucario riuscissimo a copiare aeroassalto di Livenny, avremmo la vittoria in pugno. In tutto questo, però, non abbiamo preso in considerazione una cosa: la differenza di livelli tra i due Pokémon. Livenny outspeed Lucario, usa Melodherba e solo in fin di vita il nostro Pokémon riesce ad attaccare con Copione, ma non ad eliminare Livenny. Entra Lipard, con assistente peschiamo un Turbosabbia, un Ferrostridio ed un Morso. Non basta, Lipard va giù e siamo 2 contro 2. Livenny ha pochissimi PS, ma è più veloce sia di Koffing che di Lilligant e entrambi sono danneggiati. Davanti a Koffing, Artemisio tenta un Melodherba, ma il Turbosabbia pescato in precedenza da Lipard ha il suo effetto. Melodherba fallisce, Veleno Gas colpisce e Livenny perisce. Ultimo Pokémon di Artemisio, Shelmet. Koffing mette a segno un altro Veleno Gas, ma Shelmet ci sorprende e usa Maledizione, aumentando il proprio attacco. Né Koffing né Lilligant a questo punto hanno speranza di reggere un attacco avversario, e il veleno non farà mai in tempo a consegnarci la vittoria. Ma qui, signori miei, avviene un piccolo miracolo. Koffing, in un ultimo, disperato tentativo, utilizza Nube, rischiando di incassare un attacco avversario, ma resettando ogni variazione di statistiche. A questo punto, la CPU di Artemisio va in fumo. Non considerando minimamente l'avvelenamento, Shelmet tenta costantemente di trovarsi a più uno di attacco e di difesa rispetto a noi, non riuscendoci mai a causa di Nube. Abbiamo trovato la falla nel sistema. Shelmet viene sconfitto e noi otteniamo la medaglia Scarabeo. Da qui in poi Nube avrà un posto d'onore nei nostri moveset. Galvanizzati dalla vittoria, ci liberiamo rapidamente di Acromio a nord di Austropoli. Esploriamo uno splendido percorso 4 e finalmente giungiamo al deserto della quiete e al castello sepolto. Qui, almeno per ora, catturiamo solo Yamask, che in poco tempo si imporrà come uno dei Pokémon più importanti dell'intera challenge. Dopo essere giunti a Sciroccopoli e aver affrontato i capi metro, sarà infatti nello stadio della città che il suo moveset si affinerà, rimanendo, così come quello di Lilligant, invariato sino al termine dell'avventura. Inibitore per bloccare le ipotetiche mosse buio tanto comuni anche su Pokémon di altri tipi. Fuoco fatuo per scottare gli avversari, infliggendo loro danni continui e soprattutto per ridurne l'attacco fisico. L'immancabile Nube, ormai entrata nei nostri cuori dopo Artemisio, e infine Maledizione. Mossa che, sacrificando metà della vita dell'utilizzatore, è in grado di sottrarre al bersaglio un quarto di vita ad ogni turno. In una run nella quale causare danni agli avversari risulta così tanto proibitivo, questa mossa ci salverà da situazioni particolarmente spinose. Nell'aria, però, corre già quella sfida. Una sfida che da sempre rappresenta uno spartiacque nella regione di Unima. La quarta palestra è pronta ad aprirci le porte e al suo interno ad aspettarci via Camelia. Ci alleniamo dove possibile a Sciroccopoli e dintorni per presentarci innanzi alla capopalestra con una lead davvero insolita. Come primo Pokémon mandiamo infatti un Onix al 18 catturato presso l'antico sentiero nelle fogne di Austropoli. Ormai Lipard con assistente è una strategia che non paga più, e con l'aggiunta di un nuovo membro, quale Yamask, è tenere in squadra Patrat sperando di pescare Morso con assistente non ha praticamente più senso. Depositando Patrat abbiamo però una slot libera nel team. Onix, solo ed esclusivamente per questa battaglia, la occuperà per poter settare Levitoroccia, sfruttando così al massimo i continui switch operati da Camelia grazie a Invertivolt. Dopo una prima lotta intensissima dove sfoderiamo ogni nostra arma a disposizione, sul finale Emolga outspeed Lucario e siamo costretti a cedere. Ma ciò nonostante, siamo consapevoli che la sfida è abbordabile. Con più esperienza alle spalle, ritentiamo l'impresa. Davanti al primo Emolga schieriamo nuovamente Onix, che dopo aver settato Levitoroccia lascia subito spazio a Lucario. La motivazione di ciò è molto semplice. Benché infatti Onix sia il counter ideale per Emolga, noi abbiamo bisogno che Emolga ci colpisca con Invertivolt, e ne abbiamo bisogno per massimizzare l'utilità di Levitoroccia. Occorre perciò cercare di attirare la capopalestra nella nostra trappola, invogliandola ad utilizzare Invertivolt e a cambiare continuamente il proprio Pokémon in campo. Nei turni successivi subiamo danni ingenti e perdiamo 3 Pokémon.
ma riusciamo anche a logorare lentamente l'intero team di Camellia sfruttando negli switch. A questo punto, però, la capopalestra ci sorprende con il suo Pokémon più inatteso. In modalità ostacolo, Camellia ha con sé un Joltik. Siamo tranquilli, Onix, benché di livello basso, è perfettamente in grado di tenere a bada tanto il tipo elettro quanto il tipo coleottero. Per sua sfortuna, però, non il tipo erba. Joltik, dal nulla, lancia un Energypal contro cui Onix non può assolutamente fare nulla. Con un ennesimo Invertivolt entra in campo Zebstrika, che dopo essere stato logorato da una bruciatura combinata con Parasisseme di Lilligant, cede nuovamente il campo al sicario di Onix. Ma non è da solo. Dietro di lui, benché danneggiati, vi sono ancora Emolga e Fleffy. Ma paradossalmente, per noi è un bene, perché la possibilità che Camellia cambi di nuovo Pokémon ci permette di sfruttare ancora le Levitorocce del turno 1. Prevedendo accuratamente un paio di mosse di Joltik, riusciamo a far incassare Invertivolt da Lilligant. Il nostro Pokémon regge splendidamente e Joltik si condanna nuovamente a passare sulle Levitorocce. Poco dopo, la stessa identica strategia attuata qui è applicata a Emolga, che viene sostituito da Fleffy. Quest'ultimo, grazie all'azione combinata di un Veleno Gas precedente e un Parasisseme di Lilligant, viene giù. Joltik entra, elimina Yamask con Invertivolt, ma tornando nella Pokéball firma la sua condanna. Finalmente ci troviamo di nuovo uno contro uno con Emolga. Questa volta al posto di Lucario a fronteggiarlo via Lilligant, il quale per la prima volta renderà Lapalissiano il suo strapotere. Combinando Parasisseme, Strampadanza e Sintesi, Emolga, benché favorito sulla carta, è costretto a cedere. E Joltik, rientrato in campo con un barlume di vita, non può fare altro che assistere per l'ultima volta alle Levitorocce a battersi sul suo corpo. La battaglia è vinta e la medaglia è guadagnata, ma con la mente già proiettata al futuro usciamo dalla palestra chiedendoci cosa questa lotta ci abbia insegnato. Già, perché se è solo la prima di una serie infinita di sfide che ci vedranno alle prese con tutti i dinamismi che una run di questo tipo implica, ne usciamo con due convinzioni di fondo. La prima è che l'Hypard ormai è inutile. Resta in team perché di fatto vi è ancora una slot libera da occupare, ma è come se già fosse nei box. La seconda, a dire il vero la più importante, è che effettivamente utilizzare le Hazards, in particolare le Levitorocce, può essere molto utile. Dobbiamo però trovare un modo per massimizzarne gli effetti. Contro Camellia ci ha pensato l'Invertivolt nemico, ma da qui in poi dovremo cavarcela da soli. E allora, per forzare allo switch l'avversario, ci resta un'unica opzione: Turbine. Spinti da questa necessità, torniamo nel deserto della quiete, dove incontriamo il quarto membro finale del team, vale a dire Sigilyph. Egli, oltre ad avere il già citato Turbine, Riflesso e Schermoluce, si renderà in realtà protagonista per la quarta mossa. Una mossa che, come Copione, ma in maniera leggermente diversa da quest'ultimo, è in grado di riprodurre le mosse avversarie. Parlo, ovviamente, di Speculmossa. L'utilità di una simile strategia credo che Lucario l'abbia già ampiamente dimostrata. Per quanto invece riguarda Levitoroccia, è chiaro che Onix sul lungo termine non può essere una soluzione adatta a settarla, e dunque si accomoda nel box. Per ora noi attendiamo. Più avanti vi sarà un certo Pokémon che farà il caso nostro. Dopo aver affrontato nuovamente il Team Plasma Scirocopoli e aver attraversato il ponte Charizard, giungiamo a Libecciopoli, dove affrontiamo e battiamo agilmente Ross, ex membro dei Sette Saggi, che da due anni a questa parte, per espiare le proprie colpe, accudisce Pokémon dal triste destino. Ah, una piccola nota a tutto ciò: nel passaggio da Scirocopoli a Libecciopoli abbiamo in realtà affrontato altre due lotte particolarmente impegnative, ed entrambe hanno visto come avversario lo stesso allenatore. Parlo della lotta in triplo prima e di quella rotazione poi con Charles Rubacuori. Per ragioni di tempo ho deciso di omettere tutte le battaglie in triplo e a rotazione che abbiamo affrontato, ma vi basti sapere che questi particolari format di lotta ci hanno messo sempre a durissima prova. Dato che se già è complicato intuire le dinamiche che una run senza attacchi può comportare, farlo per 6 Pokémon attivi sul campo di battaglia è ancora più proibitivo. Ad ogni modo, ora ad attenderci nella sua miniera vi è il capopalestra Rafan. Noi però allo stato attuale abbiamo un piccolo problema da risolvere e si chiama l'Hypard. Ora si dà il caso che poco più avanti, presso la cava pietra elettrica, si annidi un Pokémon perfetto per i nostri fini e che non a caso ci accompagnerà fino all'epilogo di questa avventura. Un Pokémon che tra le altre cose abbiamo avuto il piacere di conoscere più a fondo giocando a Pokémon bianco senza evoluzioni. Sto parlando, signore e signori, di Ferrosseed. Cercando di evitare quanti più allenatori possibili, ci addentriamo nella cava pietra elettrica,
otteniamo ciò che ci spetta e dopo aver voluto anche Yamask, Kinko Fagricus, siamo pronti per affrontare Rafan. Inutile girarci attorno, senza l'Hypard e soprattutto con Ferrosseed e Cofagricus la musica cambia completamente. I due, dopo un capo di Koffing contro Krokorok, scherzano letteralmente con il quinto capo palestra, garantendoci la quinta medaglia. E in particolare è degna di nota la strategia utilizzata con Ferrosseed. Essendo allo stato attuale la sua unica funzione quella di infliggere agli avversari un contraccolpo grazie a spin ferrate, contro i Pokémon fisici di Rafan noi ci limitiamo ad utilizzare il riposo sul nostro Ferrosseed e quando possibile ad aumentarne le difese. In questo modo, mantenendo la nostra vita costantemente alta, attendiamo semplicemente che siano gli avversari a schiantarsi su di noi e a perire per il recoil. Ma riposo in realtà ha un'altra funzione, un'altra utilità che però in questo specifico contesto non emerge. Usando questa mossa e dunque andando a dormire, Ferrosseed non spreca punti potenza e dunque idealmente in un'ipotetica PP War difficilmente giungerebbe ad utilizzare per primo scontro. Vi ricordo ancora una volta che qualora ciò dovesse avvenire risulteremmo sconfitti a tavolino essendo scontro una mossa fisica. Insomma, qualora dovesse in un ipotetico futuro presentarsi l'occasione per una PP War, abbiamo sicuramente la risposta ideale. Da qui in poi, fino a Ponentopoli, l'atmosfera è generalmente rilassata. Cofagricus, Lucario e Lilligant si prendono gioco del Pokémon World Tournament. Sulla fregata Plasma il Team Plasma viene completamente sbaragliato. Nell'antico sentiero teniamo il Bitorzel Elmo, fondamentale per incrementare i danni inferti da Ferrosseed. E dopo aver evoluto Koffing in Weezing nella cava pietra elettrica, giungiamo finalmente nella città della sesta palestra. A Ponientopoli però, sarà forse il nome, il vento cambia spesso. Anche in questo caso, come è accaduto per Pokémon Bianco, a questo punto del gioco nella nostra testa scatta qualcosa e prendiamo una decisione tanto avventata quanto necessaria. Nonostante la sua recente evoluzione, ci priviamo di Weezing. Ma rinunciando a lui, rinunciamo anche al veleno, che è per noi un'arma primaria. Il motivo di tutto ciò, in realtà, è molto semplice. Sul percorso 7, a nord di Ponentopoli, abbiamo l'opportunità di ottenere tramite scambio un Gigalith con ottime IV in grado di settare sia Terrempesta che, soprattutto, Levitoroccia, portando in questo modo a compimento ciò che avevamo improvvisato contro Camellia. Privandoci momentaneamente dell'arma dell'avvelenamento, noi sappiamo che passo dopo passo ci avviciniamo sempre di più alla tanto agognata MT Tossina, che sarà il nostro sacro graal per questa challenge. Una volta ottenuta quest'ultima, le funzioni di Weezing verranno prese in consegna tanto da Gigalith quanto da un altro Pokémon. Una volta completata la Torre Cielo e fatto evolvere Ferrosseed in Ferrothorn, sì da poter sfruttare l'intero team nella sua forma evolutiva finale, ci dirigiamo da Anemone. E la sua, signore e signori, sarà forse la seconda lotta più entusiasmante di questa avventura. Dopo aver sconfitto lo Swoobat della capopalestra, riuscendo anche a settare Levitoroccia, per Anemone entra in campo Sigilyph. Ed è quando notiamo che allo switch-in la vita dell'avversario non accenna a diminuire che capiamo che la situazione è di una gravità mai sperimentata prima. Sigilyph ha l'abilità Magic Scudo. Ciò lo rende di fatto immune a tutti i danni indiretti. Dalle Vitoroccia a Maledizione, passando per i contraccolpi di Ferrothorn a qualsiasi altro tipo di status. Siamo di fronte ad un avversario che è praticamente immune alla stragrande maggioranza del nostro team. Dopo aver eliminato sia il nostro Sigilyph che Lucario, unici Pokémon in grado di fare qualcosa grazie alle loro mosse, Copione e Speculmossa, il termine più appropriato per descrivere il proseguimento della battaglia è tortura. Uno dopo l'altro, tutti i nostri Pokémon vengono lentamente seviziati dal Sigilyph di Anemone, che ci umilia. Finora ogni nostra sconfitta era stata quantomeno dignitosa, quantomeno eravamo riusciti a giocarcela alla pari con i nostri avversari. Questo massacro non ha precedenti, e però se la scottatura a Sigilyph non provoca alcunché, in noi la sconfitta brucia e come. E dalle sue ferite ancora pulsanti traiamo la forza per ripresentarci una seconda volta innanzi al capo palestra. Riusciamo contro Swoobat a ottenere ciò che ci era sfuggito nella prima lotta, ossia costringere Anemone a utilizzare la propria pozione in questo momento. Non possiamo permettere che il suo Sigilyph, con quell'abilità, possa anche curarsi. Dopo l'azione combinata di Sigilyph, Lucario e Ferrothorn, la capopalestra è costretta a mandare in campo Swanna. Noi abbiamo davanti Sigilyph, ma dobbiamo toglierlo, va preservato. Egli, insieme a Lucario, è l'unico in grado di debellare la più grande minaccia incontrata finora, che ironicamente è un suo simile. Grazie ad una serie di Predict, Lilligant e Gigalith riescono ad eliminare Swanna. E a questo punto, nuovamente, dal lato di Anemone, entra Sigilyph.
Ma questo a noi non sta bene. Vogliamo che egli sia l'ultimo avversario, vogliamo poter concentrare su di lui tutti i nostri sforzi. E allora il nostro Sigilyph usa Turmine, entra a Skelmory. Ferrothorn, grazie a Spinferrate e Vitor Solelmo, annienta completamente l'avversario a forza di contraccolpi. E allora resta solo la grande minaccia. Prima di lasciare il campo, Ferrothorn riesce a eseguire un flash diminuendo la precisione di Sigilyph. E da qui in poi è tutto nelle mani di Lucario e Sigilyph. Il primo crolla dopo aver evitato un aerosoio fondamentale, portando un briciolo di vita all'avversario. L'elegante Cofagrigus non possono nulla e l'unica Pokéball che scalpita dalla nostra parte è proprio quella di Sigilyph. E qui il destino ha voluto divertirsi. Perché non solo il nostro Sigilyph come quello di Anemone allo stremo delle forze, ma è anche come quello della capopalestra a livello 40. La vittoria è dietro l'angolo, ma tutto si gioca nella più totale incertezza. Sono attimi che paiono eterni, quelli che separano la selezione della mossa all'attacco di uno dei due Sigilyph. E ad attaccare è il nostro. L'ultimo Pokémon di Anemone, l'avversario più ostico incontrato finora, è sconfitto. Dopo una lotta durata 30 minuti, tra le nostre mani ancora madide di sudore, giace la sesta medaglia. Dopo una fatica degna di Ercole, possiamo per un attimo allentare la presa. Voliamo a Poggiovento, passiamo per il Monte Antipodi, all'interno del quale abbiamo a che fare con un altro Sigilyph, questa volta molto più gestibile rispetto a quello di Anemone, e giungiamo a Spiraria. Qui affrontiamo un Tony ancora innocuo, esploriamo l'esplorabile e ci dirigiamo verso Forte Brezza senza eccessivi intoppi. Giunti presso una delle città più caratteristiche di Unima, veniamo a conoscenza della leggenda di Kyurem da un'anziana signora del posto. E Aralia, dopo aver ascoltato le sue parole, ci suggerisce di approfondire la questione con Aristide, sindaco della città di Boreduopoli, nonché suo capopalestra. Non ce lo facciamo ripetere due volte. Dopo aver annientato Violante a Forte Brezza, facciamo leva verso Ponte Villaggio, dove a causa dell'eccessiva distensione degli animi subiamo un'inaspettata quanto cocente sconfitta in una lotta in triplo con due Magby e un Magmar. Ad ogni modo, quella di Ponte Villaggio è solo una fermata intermedia. Leviamo le ancore, dispieghiamo i remi e facciamo rotta verso Boreduopoli. Giunti sul luogo, però, prima di ogni altra cosa, ci rechiamo per un attimo verso il percorso 4. Qui otteniamo la Creta Luce in precedenza dimenticata, strumento che aumenta la durata degli schermi e che è perfetto per il nostro Sigilyph. Esso entrerà in azione anche contro Aristide, ma la sua utilità sarà molto relativa. Grazie a Ferrothorn e Lucario contro il tipo drago abbiamo un ottimo matchup. E nonostante uno spavento causato dai ripetuti dragodanza di Haxorus, saranno proprio i nostri due Pokémon di tipo acciaio ad eliminare quest'ultimo e il Dradigon rimasto al capopalestra, consentendoci di ottenere in maniera tutto sommato agile la settima medaglia. Una volta tornati all'aria aperta, però, assistiamo al primo grande climax di Pokémon Bianco 2. Sui cieli di Unima svetta la fregata plasma che, grazie ai poteri di Kyurem, stringe Boreduopoli e dintorni in una morsa di ghiaccio devastante. L'obiettivo di tale azione lo conosciamo bene. È il cuneo DNA, lo strumento che consentirà al Team Plasma di risvegliare la potenza latente di Kyurem. Comor, giunto tardi sul posto, ci inviterà però a recarci a Grecalopoli, la città che più di tutte è vicina al punto più basso di Unima, nonché il luogo più freddo della regione. E allora, dopo aver attraversato il tunnel marino, giungiamo nella città che ospita l'ottava ed ultima palestra. Se il Team Plasma brama con tutto il cuore il cuneo DNA, la nostra mente agogna qualcos'altro. Quel qualcosa si trova nei pressi della grotta costiera a sud di Grecalopoli. È un MT e si chiama Tossina. Sia Ferrothorn che Gigalith la apprendono, aumentando a dismisura la loro utilità sul campo di battaglia, permettendoci, dopo un'astinenza che dura da Ponentopoli in poi, di contare nuovamente sull'avvelenamento in misura ancora maggiore. Con quest'ultimo ma fondamentale accorgimento ci apprestiamo ad affrontare Cyprian. In palio, inutile dirvelo, via l'ottava medaglia. E se al primo tentativo, dopo una lotta combattuta, il capopalestra di Grecalopoli ha la meglio grazie a un brutto colpo, nel secondo confronto accade qualcosa di allucinante. Lilligant da solo smolecola completamente Cyprian. E solo sul finale, quando tutto è già scritto, cede il posto a Ferrothorn per rendere più rapida l'agonia del capopalestra. È il primo 6-0 che rifiliamo in una lotta importante. Un risultato che dimostra, qualora fosse ancora necessario, l'incredibile dominio che Lilligant è in grado di instaurare in questo tipo di challenge. Ma non c'è tempo per i festeggiamenti. Acromio, sul percorso 22, ci consegna l'acro congegno,
giugno, invitandoci a dirigerci nuovamente presso la grotta costiera. Qui, oltre un anfratto laterale in precedenza bloccato da un Crustle, appare ormeggiata l'imponente fregata plasma. Insieme a Tony sbaragliamo il team plasma e violante, non prima che quest'ultimo ci abbia mostrato Kyurem, un Pokémon antichissimo, un tempo parte del drago originario, reso schiavo da uomini assetati di potere e accecati dal progresso. Ma non è il caso di Violante. Egli è mosso soltanto dal desiderio di assistere ad un mondo dove la natura prevalga sull'uomo, dove la potenza dei Pokémon possa dilagare senza il controllo delle Pokéball. Un mondo che smascheri l'illusione della civiltà umana. Il suo discorso, a forte brezza, potrebbe essere uscito direttamente dalla volontà di potenza di Nietzsche. Per conoscere gli uomini di cui parlo, dobbiamo seguire il tragitto della fregata plasma, da Grecalopoli alla fossa gigante. Giunti sul posto, dopo aver assistito allo scontro tra gli ex seguaci del Team Plasma capitanati da Ross e i loro vecchi compagni d'arme, dopo essere nuovamente saliti sulla fregata plasma e dopo aver messo nuovamente a tacere Violante, al timone del veliero incontriamo Acromio. Acromio vale a dire acromia, assenza di colore, assenza, cioè di bianco e nero. Tradotto nei termini della quinta generazione, assenza di ideali e verità. Il nuovo capo del Team Plasma è totalmente insensibile ai dilemmi etici di N. Il suo unico interesse è trarre il massimo potenziale dai Pokémon. La sua è una scienza senza ideali e senza verità, devota al solo progresso. 75 anni fa qualcuno, ragionando così, ha messo al mondo Little Boy e Fat Man, le prime due bombe atomiche. Da allora il mondo è diverso. Eppure, tutto questo potenziale decantato dallo scienziato, noi non lo vediamo. Grazie soprattutto al contributo di Cofagrigus e in misura ancora maggiore di Ferrothorn, riusciamo in maniera abbastanza agile ad avere la meglio sul team dello scienziato, il quale si congederà da noi suggerendoci di procedere per il pannello opposto a quello dal quale siamo giunti. E quale poteva essere l'altra faccia della medaglia se non Gecis? Chi, se non un uomo accecato di potere, poteva servirsi di una scienza che ottenebra l'etica? Little Boy e Fat Man, non è cambiato nulla. Soprattutto, non è cambiato Gecis. Dalla sua bocca giungono parole per noi scontate. Kyurem sarà lo strumento che consentirà al padre adottivo di N di mettere finalmente le mani su Unima, la somma rivincita dopo l'umiliazione di 2 anni fa. Gecis si dirige verso il ventre della fossa gigante, lasciando al trio oscuro l'amaro compito di mostrare a Tony il Purloin che tanto ha cercato nel corso dell'avventura. Dopo aver tentato invano di fermarci, il trio oscuro si dilegua e a noi non resta che tentare di fermare il delirio di Gecis. E nel farlo, non saremo soli. Davanti a Gecis, a tu per tu con la nostra morte, per mano di Kyurem, un improvviso calore divino scioglie d'un tratto il ghiaccio e le nostre paure, e sul palcoscenico fanno finalmente la loro comparsa il sovrano e il drago leggendario. N, in sella a Reshiram, si frappone tra noi e Gecis, tra la vita e la morte. E tuttavia, egli non può sapere che cosa il padre adottivo stia davvero tramando. Grazie al cuneo DNA, Kyurem riesce prima a ricondurre Reshiram al Chiarolite, poi ad assorbirne il potere, divenendo infine Kyurem Bianco. In pochi attimi, Gecis ha da un lato messo fuori gioco N e dall'altro ottenuto ciò che più desiderava. Un'arma ancora più forte di Kyurem stesso, uno strumento per sottomettere senza possibilità di appello l'intera regione di Unima. E ora tutto è nelle nostre mani. Davanti al solo Kyurem Bianco, lasciato agire in totale libertà da Gecis, il sacrificio di Cofagrigus con maledizione e di Gigalith è sufficiente. Ma non lo sarà affatto per ciò che verrà dopo. Kyurem e Reshiram, dopo i danni subiti, si scindono. Gecis, visti ancora una volta ridotti in cenere i suoi piani, scaglia tutta la sua rabbia contro di noi. È l'atto finale del capitolo del Team Plasma. Cori funesti e dissonanti accolgono il primo Pokémon di Gecis, Cofagrigus. Sia questi che Sesmitod vengono sconfitti senza perdere per parte nostra alcun Pokémon. Ma ciò ha un prezzo. Una buona parte del nostro team è infatti vistosamente indebolito e la cosa ci si ritorcerà contro. Electros, dopo aver abbattuto Gigalith, con Sgranocchio, Lanciafiamme, Fulmine e Acrobazia ha mosse super efficaci su ogni nostro Pokémon. Il risultato è che una volta sconfitto, solo 3 delle nostre 6 Pokéball danno ancora segnali di vita, e nemmeno così forti. Dopo aver sacrificato Ferrothorn per gestire Toxicroak di fronte a Drapion, dobbiamo desistere. Lucario viene distrutto da terremoto e Cofagrigus è ormai troppo debole per poter fare qualcosa. La sconfitta è inevitabile, ma in lotte come queste, forse è altrettanto inevitabile essere vinti per poter vincere. Già, perché da questo primo tentativo condotto totalmente alla cieca, noi abbiamo tratto delle informazioni. La più
importante, forse, è che non possiamo permettere a Gechis di logorarci con i primi due Pokémon se vogliamo gestire i restanti quattro. E allora, davanti al Cofagrigus di Gechis, entra Lucario. L'obiettivo è quello di rispedire Palla Ombra indietro al mittente con Copione, ma Gechis è un passo avanti a noi. Cofagrigus usa Psichico, noi proteggiamo, ma ci serve un piano B, e fortunatamente noi lo abbiamo. Dentro Ferrothorn, che riesce, grazie a una combinazione di tossina e riposo, a stollare Cofagrigus, costringendo Gechis a utilizzare la sua ricarica totale in questo momento. Ciò però non gli sarà d'aiuto. Cofagrigus è sconfitto e i danni sono contenuti. Ora però entra Electros. Gigalith è l'unico nostro Pokémon in grado di reggere più di due attacchi. Entra, incasta un lanciafiamme e prima di subire un fulmine riesce a settare tossina. Per contenere la straripante forza di Electros occorre predictarne le mosse. Nonostante un errore di valutazione che costa ingenti PS a Lilligant, la strategia si dimostra vincente. Electros è giù. Sesmitod, subentrato al suo posto, viene gestito dagli sforzi congiunti di Ferrothorn, Sigilyph e Cofagrigus, e Gechis è ridotto nuovamente a tre Pokémon. Questa volta, però, noi ne abbiamo ancora 6. Siamo riusciti ad ottenere qualcosa di più rispetto alla prima lotta, è vero, ma ciò nonostante i nostri Pokémon nelle retrovie restano danneggiati. Se Gechis dovesse riuscire ad assestare i giusti colpi, la situazione potrebbe immediatamente ribaltarsi. Per scoprirlo, però, occorre premere A e proseguire nonostante le paure. Per Gechis entra Toxicroak. Innanzi a quest'ultimo, un Sigilyph ormai in fin di vita non può far altro che settare Riflesso e Schermoluce prima di venire corroso dal veleno di Toxicroak. Mai un sacrificio fu più fruttuoso e allo stesso tempo più imprevisto. Toxicroak, preso atto della presenza degli schermi, inizia ad utilizzare Breccia nel tentativo di romperli, ma si dimentica clamorosamente che ha di fronte Cofagrigus. Gechis colpisce a vuoto, mentre la scottatura e la maledizione lentamente logorano turno dopo turno Toxicroak. Ferrothorn, Gigalith e Life Orb di Hydreigon in tre turni eliminano il Pokémon più temibile di Gechis. E di fronte a Drapion, Lucario ne copia il terremoto. Il brutto colpo inferto dal nostro Pokémon segna prematuramente la fine di una lotta ormai conclusa. Gechis è sconfitto. N, in un ultimo, disperato tentativo, cerca di calmare il padre. Cerca di convincerlo della bellezza del legame tra umani e Pokémon che in passato nemmeno egli vide. E lo fa con un'ingenua convinzione, perché nonostante tutto, Gechis è suo padre. Per tutta risposta, però, riceve insulti. Gechis ha ormai perso il controllo e il trio oscuro è costretto a battere in ritirata. Il Team Plasma è ufficialmente finito. Sul posto rimaniamo solo noi ed Enne. Le sue sono proprio le parole di un sovrano, scuotono il nostro animo e ci toccano nel profondo. Ma due parole in particolare iniziano a incutere in noi dei brividi e Kyurem è ormai lontano. Sono due parole che per noi rappresentano la meta ultima, la terra promessa, il paradiso. Ma sono anche quelle parole che tutti noi, da bambini, ma anche da adulti, abbiamo un po' venerato. Lega Pokémon. Tra le valli, i fiumi e le cascate del percorso 23 giungiamo alla Via Vittoria, l'ultimo ostacolo prima del gran finale. Al suo interno, le difficoltà non stentano ad arrivare. Un'allenatrice con Sigilyph ci coglie di sorpresa infliggendoci una bruciante sconfitta, mentre poco dopo un Clefable con minimizzato, anch'egli con l'abilità Magiscudo, mette a dura prova, più che i nostri Pokémon, la nostra pazienza. Ormai c'è chiaro come queste situazioni siano di fatto le più ardue da gestire. Giunti a pochi metri dalla nostra meta agognata, con Tony ingaggiamo una lotta che ci vede alle prese con una serie di brutti colpi che per fortuna non scalfiscono la nostra ottima gestione. Una via vittoria snervante si distende ormai sotto i nostri piedi, ma una volta giunti nel suo punto più elevato, come nel purgatorio di Dante, rivolgendo lo sguardo ancora più in alto, iniziamo ad intravedere l'Empireo. La sfera dei cieli più esterna, fissa, immobile ed immutabile, sede dei beati e di Dio. Nel nostro caso, sede dei Super 4 e del campione. E la metafora dantesca che sto seguendo non è casuale. Forse sto correndo troppo con l'immaginazione, ma il percorso da noi compiuto fino ad ora ha delle somiglianze impressionanti con la Divina Commedia. Ci siamo inoltrati nella fossa gigante, un cratere all'interno del quale è sorta una selva oscura. Un luogo considerato il punto più basso della regione di Uni, ma nelle profondità del quale giace un essere considerato dagli abitanti di Forte Brezza, un mostro demoniaco, in grado di congelare con il proprio
soffio chiunque si trovi nei paraggi. Non è forse questa la rappresentazione esatta di Lucifero che con il proprio battito d'ali congela i dannati? E quando sotto il comando di Gaecis Kyurem tenta di renderci una statua di ghiaccio, non è forse questa la punizione che spetta proprio nel canto 33 al conte Ugolino? E ancora, non è forse la scalata verso la Lega Pokémon un movimento dal basso verso l'alto? Dal punto più gelido a quello più vicino al tiepido calore del sole, dalla caduta all'alto dei cieli? Non è forse proprio nella sala del campione che l'intera Lega Pokémon viene rappresentata come un grande universo popolato di pianeti ed orbite? Non stiamo forse vivendo un viaggio tra sommo male e sommo bene? Non oscilliamo forse tra l'estrema malvagità che Gaecis manifesta nel luogo più infernale di Unima e per contro l'amore più profondo verso di essi, incarnato dalla Lega Pokémon che svetta nel punto più alto della regione? Forse. Ciò che è certo è che quella che abbiamo vissuto è un'esperienza incredibile. Un'avventura che ci ha regalato lotte emozionanti, colpi di scena incredibili e che ora, finalmente, giunge al suo epilogo. Ultimiamo i preparativi. A Cofagrigus assegniamo la bacca cedro affinché possa recuperare più vita dopo aver utilizzato maledizione. Lucario apprende precedenza. Ciò ci consentirà di ritorcere verso l'avversario la mossa selezionata da quest'ultimo nello stesso turno e non ancora utilizzata, aumentandone la potenza del 50%. Essa funziona in maniera leggermente diversa da Copione, ma sarà proprio su questa diversità che saremo costretti in alcuni casi a giocare per sbrogliare le situazioni. Fatto ciò, le porte della Lega Pokémon si chiudono alle nostre spalle e l'epilogo inizia. Contro Marzio abbiamo un ottimo matchup. Cofagrigus è immune alle stab nemiche, Ferrothorn può infliggere ingenti danni sfruttando le mosse fisiche avversarie e Lucario è in grado di copiare mosse da cui ottiene la stab. Senza grandissime difficoltà portiamo a casa l'incontro. Contro Antemia la situazione si fa più ostica, ma ancora gestibile. Il suo Chandelure, il cui tipo fuoco minaccia almeno metà del nostro team, dopo aver terminato i PP di fuoco bomba, comincia a utilizzare scontro a causa della stola scelta. Purtroppo per Antemia, innanzi a Chandelure, si para Ferrothorn. Con un recoil allucinante, la minaccia è sedata e i restanti Pokémon della Super 4 non sono un problema. La vittoria è nostra, ma la gioia sta per tramutarsi in terrore. Se la battaglia con Anemone è stata la seconda più difficile, questo vuol dire che ve ne è una prima che non ho ancora citato. Ora, finalmente, posso farlo. Parte la sfida di Kadleen. E ovviamente, come tutti gli allenatori che ci hanno creato finora i più grandi problemi, dalla sua a Magic Scudo. Dopo aver rispedito il Musharna avversario nella Pokéball con Turbine, sul campo di battaglia entra il Sigilyph nemico. In uno scontro tra Sigilyph, Kadleen elimina il nostro, ma nel farlo lascia campo aperto a Lucario, a cui sono sufficienti solo due palla ombra con Copione per avere la meglio. Il Pokémon che finora ha rappresentato per noi la minaccia più grande viene eliminato senza problemi. Ma la vera minaccia non è Sigilyph in sé. La minaccia, signori miei, è Magic Scudo. E si dà il caso che tra i pochissimi Pokémon che possono avere quella abilità, due fanno parte del team di Kadleen. Uno è Sigilyph, l'altro, purtroppo per noi, è Reuniclus. Kadleen scherza letteralmente con Cofagrigus e Ferrothorn, infliggendo anche gravissimi danni a Lilligant. Gli sforzi di Lucario, che con calmamente tenta disperatamente di reggere il focal colpo nemico, si infrangono di fronte ad una ripresa e a un brutto colpo che sanciscono la nostra sconfitta. I sogni si infrangono e la disfatta è netta, ma prima di cedere facciamo un qualcosa di mai provato prima. Una soluzione drastica, ma allo stesso tempo la più ovvia. Talmente ovvia che è tra le prime che abbiamo citato in questo video. Essa è l'unica strada percorribile. PP World. Reuniclus viene portato a scontro da Lilligant e muore di recoil. Metagross di Kadleen finisce i nostri Pokémon, ma ora possiamo ritentare la sfida sapendo come muoverci. Serve stollare Reuniclus, contenerne i danni e pregare di non prendere brutti colpi. Riaffrontiamo i Super 4, tenendo Kadleen per ultima per farmare quanta più esperienza possibile. Contro Myrton subiamo addirittura una sconfitta molto sfortunata, dopo che nel turno che avrebbe dovuto decretare la nostra vittoria, Rapid Artigli di Bisharp si attiva e ribalta l'incontro. Ma non abbiamo tempo da perdere con lui. Al secondo tentativo, Myrton viene sbaragliato con un irrisorio 6-0, il secondo dopo Cyprian, e in pochi attimi siamo di nuovo di fronte a Kadleen. La Super 4 è pronta a concederci una rivincita, ma definirla così sarebbe solo riduttivo. In realtà, Kadleen, senza saperlo, mi sta per concedere molto di più. Quella che vi sto per narrare è forse la lotta Pokémon più emozionante della mia intera vita. Di fronte a Musharna, Gigalith mista tossina e viene addormentato. Entra Ferrothorn, questa volta riusciamo ad avvelenare il Pokémon nemico, ma allo stesso tempo anche Ferrothorn cade tra le braccia di Morfeo. Riusciamo comunque a reggere le offensive di
di Musharna, ma l'avvelenamento non basta. Katlina usa una ricarica totale, Ferrothorn fallisce un'altra tossina, esaurisce i PP e ci vediamo costretti a switcharlo. Dopo che anche Lilligant, nonostante lo status di confusione inferto a Musharna, viene addormentato dalla terza ipnosi, qualcosa in noi cambia. La rabbia iniziale, dovuta soprattutto ai due miss di tossina, si tramuta lentamente in una freddezza carica di aggressività latente, che viene scaricata ad ogni pulsante premuto. Il quarto ipnosi, nonostante l'abilità di Sigilyph, entra e il turno successivo raggio scossa, critta e perdiamo un Pokémon. Tutto questo ci trova praticamente impassibili. Il Musharna di Katlina muore per la scottatura inferta da Cofagricus e a quel punto entra Reuniclus. Con Ferrothorn eseguiamo una PP War magistrale. Con Flash diminuiamo la precisione di Reuniclus, che riesce a mettere a segno solo uno dei 5 focal colpo a sua disposizione, ripagando i debiti per le ipnosi precedenti. Mentre con Riposo attuiamo una strategia pensata addirittura a Libecciopoli. Addormentiamo Ferrothorn, riprendiamo vita e non sprechiamo punti potenza. In questo modo, nel giro di una quarantina di turni, Reuniclus è condotto a scontro e il KO per lui è inevitabile. Ora abbiamo le carte per giocarcela fino in fondo, ma è tutto fuorché finita. Entra Metagross. Ferrothorn resta in campo per dare tutto fino alla fine. Ad un PP da scontro che sancirebbe la nostra sconfitta a tavolino, il nostro eroe cede, ma con un ultimo sforzo titanico, grazie al contraccolpo, elimina Metagross. A Katlina restano solo due Pokémon. Tutto è aperto. Contro Sigilyph, Lilligant, ancora addormentato, non può nulla. Cofagrigus riesce a settare maledizione e il Sigilyph avversario in questo caso non ha scontro, ma purtroppo per Cofagrigus non c'è nulla da fare. Ci resta Lucario, da solo contro due avversari. Calmamente al primo turno, reggiamo psichico, poi individua. Dall'oltretomba Cofagrigus continua a scagliare la sua maledizione e grazie a precedenza Lucario sconfigge Sigilyph. Siamo uno contro uno, Lucario contro Gotitel. La tensione e alle stelle. Sia Lucario che Gotitel utilizzano calmamente. Il turno successivo noi replichiamo la mossa del precedente, mentre Katlina azzarda uno psichico. Noi siamo a più 3 di attacco speciale e più 3 di difesa speciale, Gotitel solamente a più 1. Ma questi, dalla sua, attacca con psichico, una mossa efficace e stab, mentre noi possiamo solamente riflettere questa stessa mossa senza stab e non molto efficace. I nostri 3 calmamente non sembrano sufficienti. Abbiamo un'unica possibilità: utilizzare precedenza anziché copione e sperare che quel 50% in più di danno che possiamo infliggere sia sufficientemente maggiore. Al primo turno di precedenza è chiaro che la strategia è vincente. Bastano 3 colpi e Gotitel è giù. Solamente un brutto colpo avversario potrebbe mandare in frantumi la nostra macchinazione, ma forse la dea bendata ha terminato tutte le carte in favore di Katlina. Il brutto colpo non arriva e Lucario trionfa sulla Super 4, ponendo fine a una lotta semplicemente incredibile. Ma l'atmosfera è dannatamente atipica. È come se la battaglia contro Katlina ci avesse epurato di ogni sensazione negativa. La tensione è tramutata in serenità, i dubbi in certezze, la rabbia in calma. In lei, nell'ultima prova, prima di giungere al cospetto della campionessa, abbiamo attraversato tutto lo spettro delle emozioni. Ed ora, al culmine di tutto ciò, la tranquillità regna sovrana. Non abbiamo paura di nulla e Iris non fa eccezione. Innanzi a Dedragon, Sigilyph prima setta Schermluce, poi riflette due Drago Pulsar e manda KO all'avversario. Entra Aggron. Mandiamo Ferrothorn, che incassa ben 3 zuccata e costringe la campionessa a sprecare una ricarica totale. Terminati i PP di zuccata, Aggron comincia a usare terremoto e Ferrothorn, ormai del tutto inutile, lascia il campo a Sigilyph. Quest'ultimo incassa uno sdoppiatore. Noi rimettiamo Ferrothorn, Aggron prende il recoil e poi controswitchiamo su Sigilyph predictando un terremoto. Inaspettatamente però, Aggron usa ancora una volta sdoppiatore. Sigilyph non può nulla, ma il turno successivo Lucario, dopo aver retto abbastanza agilmente un terremoto, elimina Aggron. Per Iris entra Dratigon. Con individua Lucario si protegge da focal colpo, in tutta sicurezza mandiamo in campo Cofagrigus. Quest'ultimo va di fuoco fatuo, Dratigon utilizza oltraggio e si costringe per almeno un altro turno a eseguire una mossa di contatto. La giocata è automatica, dentro Ferrothorn. Dratigon subisce ingenti danni e si confonde, noi mandiamo in campo Cofagrigus predictando nuovamente focal colpo, ma non serve. La confusione fa il suo lavoro, la scuola
Cottatura, l'ultima. Il terzo Pokémon di Iris è costretto a battere in ritirata e al suo posto subentra Lapras, un Pokémon ostico che richiede misure di emergenza. Noi abbiamo in campo Cofagricus e quale Pokémon migliore per risolvere casi simili? Dopo aver retto un brutto colpo di Bora, parte la maledizione. Cofagricus è esausto, ma Lapras ormai è condannato. La campionessa è ridotta ormai a soli due Pokémon, ma sono due Pokémon che fanno paura, Haxorus ed Archeops. In campo entra il primo. Il nostro Gigalith, rimasto in campo dopo la sconfitta di Lapras, riesce a settare una tossina prima di essere freddato da terremoto e a quel punto entra Lucario. Usiamo Individua, serve stonare Haxorus, ma Iris con un colpo di reni tenta di ribaltare la partita. Haxorus usa Dragodanza e adesso, se Lucario resta in campo, è spacciato. Siamo costretti a mandare Ferrothorn e pregare che Ferrothorn con il 50% dei PS sia in grado di reggere un terremoto di un Haxorus a più uno di attacco. È la sua ultima, colossale prova di forza. Ferrothorn regge con 25 PS e Haxorus si scaglia contro le sue spine con Forbice X, anticipando una morte già annunciata. L'ultimo Pokémon di Iris fa il suo ingresso in campo. Con le sue mosse di tipo volante, Archeops fa tremare Lilligant nelle retrovie. Noi, al contrario, tremiamo per un possibile terremoto. Se Lucario dovesse uscirne sconfitto, le speranze da riporre in Lilligant sarebbero praticamente nulla. Non possiamo fare altro che utilizzare Individua e aspettare e affidarci alle mosse dell'avversario, perché così è sempre stato in questa challenge. Abbiamo dovuto costantemente sfruttare i nostri avversari e le loro debolezze a se stessi, ed il finale di tutto questo è dannatamente coerente con il suo sviluppo. Archeops usa Pietrataglio. Dopo Individua, a precedenza di Lucario, rispedisce al mittente un Pietrataglio ancora più potente e il terrore per il Miss lascia spazio a un sospiro di sollievo. Siamo campioni di Uno e lo siamo diventati senza sferrare un singolo attacco diretto. I pianeti alle spalle di Iris si allineano, quasi volessero rendere omaggio a noi, ai nostri Pokémon, ma soprattutto alla nostra avventura. Con l'accesso alla sala d'onore si conclude Pokémon Bianco 2 senza attaccare. Oddio, dire che si conclude non è propriamente vero. Già, perché come chi mi segue già su Twitch saprà, stiamo proseguendo il postgame con le stesse identiche regole della challenge, nonostante questa sia ormai di fatto finita. E lo sapete perché lo stiamo facendo? Perché è dannatamente divertente giocare in questo modo. La sfida è stata molto lunga e credo che la durata di questo video lo testimoni. A tratti, nei punti un po' più morti, è stata forse addirittura ripetitiva. Ma credetemi quando vi dico che forse le battaglie più intense della mia vita le ho vissute in queste circostanze. Anemone, Catlina e sicuramente ci saranno tante altre lotte in postgame che meriteranno. Per farvi un'idea di quanto queste lotte abbiano occupato tempo, vi basti pensare che da questo video non ho semplicemente tagliato tutto il postgame, che invece in Pokémon Bianco c'era, ma mi sono anche trovato costretto a dover tagliare tutte le lotte in triplo e a rotazione che abbiamo affrontato e che sono state allucinanti. Oserei dire quasi impossibili da ricostruire. Insomma, al di là del fatto di dover familiarizzare con mosse mai utilizzate come Copione, Precedenza o Speculmossa, credo che il bello di questa challenge siano state proprio le lotte principali, che ancora adesso nel postgame ci stanno mettendo a durissima prova. Ancora una volta una menzione d'onore va alla seconda lotta con Catlina, che in particolar modo chi è stato in live può affermare essere stata davvero sventrante sotto ogni punto di vista. E a tal proposito, come al solito alla fine di questi video, io vi ricordo di passare da Twitch se volete seguire in maniera diversa questi contenuti. Per quanto i riassunti siano un prodotto sicuramente più elaborato e per molti punti di vista più interessante, le emozioni e le sensazioni in generale che si vivono in stream sono diverse. Mi rendo conto che si tratta di contenuti non per tutti, dato che non tutti hanno il tempo banalmente di seguire le stream, ma a prescindere da ciò io lo ricordo sempre. Anche perché credo che questi riassunti si vivano ancora meglio se si ha presente che cosa si cela dietro il tutto. E personalmente credo che vi permettano di godervi meglio questi video, che poi, alla fine della fiera, sono il motivo per cui queste challenge le facciamo. Ragazzi miei, è 1:30 di notte. Se ho cambiato 3 pettinature nel corso di questo video è perché ho iniziato a registrare alle 17. Con alcune pause nel mezzo, certo, ma credo che questo sia oggettivamente il video più estenuante che io abbia mai registrato, probabilmente il video più estenuante che editerò. Non so quando ve lo farò uscire, se uscirà domenica bene, altrimenti abbiate pietà di me. Credo
non sono sicuro, potrei aver sforato l'ora. Io per oggi ho dato, spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un like, un commento e un'iscrizione al canale. Vi aspetto in live su Twitch alle 15, sempre che il video esca di domenica, con il post game di Pokémon Bianco 2, senza attaccare, stiamo proseguendo la challenge, come detto, all'interno del copione, dovremmo essere pronti per riaffrontare la Lega Pokémon, e dunque anche Catlina. Ne vedremo delle belle. Per il resto io vi invito anche a passare da Instagram per rimanere sempre aggiornati. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.